c'è un'evoluzione della cultura e della pratica dell'acquisto del vino in asta in Italia o no? Allora, l'evoluzione c'è, fortunatamente c'è sicuramente, l'abbiamo visto negli ultimi anni. Secondo me siamo fondamentalmente ancora all'inizio in Italia per quanto riguarda questa tendenza. Abbiamo iniziato 5 anni fa a fare aste di vino e facciamo 2 appuntamenti l'anno. Siamo partiti da un fatturato di circa 800-900 mila euro all'anno, adesso siamo a 2 milioni, quindi in 5 anni devo dire che l'incremento c'è stato, c'è, e la tendenza comunque è questa. L'anno scorso, come fatturato solamente di vino in Pandolfini, ci siamo aggirati, è superato i 2 milioni e mezzo circa. Quindi prima nella totalità del fatturato dell'azienda era una minima parte, adesso sta veramente crescendo e c'è una grossa soddisfazione. È sempre più difficile certificare le bottiglie, trovarle, inserirle in catalogo, però quando troviamo determinati prodotti che il circuito delle aste internazionali richiede, 30 prodotti francesi e i 20 italiani, sicuramente il successo è importante. È previsto da voi o anche da Bolaffi eventualmente di rendere permanente aperta, diciamo così, l'asta tra virgolette online? È previsto qualcosa del genere o no? Da noi non tutto l'anno, quindi non ogni giorno dell'anno, però durante l'asta, quindi live, la partecipazione live durante l'asta e poi anche nei 60 giorni successivi all'asta. Ci sono delle bottiglie che comunque continuano e rimangono disponibili sul nostro sito per 60 giorni. La cosa importante, come dicevo prima, è la materia prima, quindi l'etichetta, e dato che i clienti che vanno a comprare queste cose, sia italiani che esteri, hanno sempre più difficoltà a recarsi o da noi o quando facevamo asta a Milano, a Roma o anche a Firenze, tramite un portale, tramite il suo PC in tutte le parti del mondo è molto più semplice, quindi anche questo ha dato una spinta ulteriore al fatturato finale, alla vendita, all'interesse. E vorrei dire la mia, perché altrimenti come sommelier, altrimenti se queste bottiglie vanno solo dei collezionisti, come diceva il dottor Vizzeri, insomma accarezzano la bottiglia per non dire altro, noi che ci staremmo a fare? Però in effetti voglio citare una frase di un noto film statunitense di qualche anno fa, che non bisogna aspettare una grande occasione per bere una bottiglia di Cheval Blanc del 61, ma la grande occasione la fa bere una quella bottiglia. Quindi ben vengano questi collezionisti appassionati di vino, che hanno sicuramente possibilità importanti per poter ottenere bottiglie del genere, però in effetti è come avere una Ferrari e lasciarla nel garage, avrebbe lo stesso, diciamo, valore negativo.